sta un pazzetto. Allora, siamo. Prima di tutto vorrei porgere gli auguri da parte mia, nostra, di tutta la nostra famiglia, l'Audax Locri, al piccolo Giulio Schirripa, che oggi ha fatto prima comunione e cresima e non è potuto essere qui con noi. C'è il fratello che rappresenta la famiglia. Il torneo, come sapete, col torneo ricordiamo un caro amico, che era appunto il papà di questi ragazzi, che è Andrea Schirripa. Siamo alla quarta edizione, voglio dire, lo ricordiamo sempre con grande affetto. I ringraziamenti, chiaramente d'obbligo, sono a tutti voi che avete avuto pazienza stamattina a seguire questi ragazzi, che credo abbiano offerto un discreto spettacolo, insomma. E voglio ringraziare la sezione AIA di Locri e la persona di
Roberto Rispoli, il presidente, che ci ha offerto a completo titolo gratuito la presenza di questi ragazzi che da stamattina si sono alternati qua e hanno guidato queste partite al meglio delle loro possibilità. Pregherei il presidente del comitato FIGC, Carmine Barbaro, che è qui con noi, e a procedere insomma con le prime premiazioni. Premiamo prima di tutto gli arbitri che hanno avuto con una targa ricordo, sì, Franci, con una targa assieme, sì, sì. Vieni pure, avvicinati, questo, un attimino, è il gagliardetto della nostra società per la sezione AIA di Locri, è un voucher per, insomma, un rinfresco per un paio di ragazzi che ve lo siete meritati da consumare presso la pizzeria Magna Grecia d'Ardone. Grazie a tutti. Poi andiamo a premiare il CSPR, nostro malgrado, è dovuto, insomma, si sono dovuti assentare, sono dovuti rientrare prima e quindi hanno già ricevuto la targa e il gagliardetto ricordo. Procediamo con il resto delle premiazioni, con diciamo a questo punto il CSPR si è classificato quarto, con la terza classificata che è l'US Gioiosa Ionica. Prego ragazzi di avvicinarvi. Il capitano, facciamo avvicinare il nostro. Con il capitano. Ieri no, una foto ricordo, bene. Grazie agli amici di Gioiosa che tra le altre cose ci hanno accolto in queste settimane presso il loro impianto sportivo facendoci preparare al meglio questo torneo, disputando diverse amichevoli. Segno proprio di amicizia e fratellanza. Mio malgrado, ahimè, la premiazione della seconda classificata, l'Audax Locri. A questo punto, Carmine, prego. Dai ragazzi, tutti assieme, il capitano Simone, dai, fate una foto con il presidente e complimenti ragazzi, è destino sto torneo. Quattro edizioni, siamo arrivati 3 volte seconda, 1 volta terza, ma va bene così. Comunque felicissimi di aver dato questa soddisfazione agli amici di Gioia Tauro. Spero li cambino a domenica. Capitano, giustamente il nostro amico Sulli sarà diciamo il portatore. È il gagliardetto. Una foto ricordo. Della squadra prima classificata vorrei che Carmine dicesse 2 parole giusto due parole perché è tardi. Intanto volevo ringraziare l'Audax a parte l'invito ma per l'organizzazione dell'iniziativa che è arrivata al quarto anno e si è ormai consolidata, insomma ogni anno è sempre interessante. Tra l'altro ricordiamo un amico comune, un amico di tutti, Andrea, quindi così coltiviamo il ricordo, cerchiamo di non dimenticarlo anche se non c'è bisogno del torneo perché era veramente una persona cara a tutti. Un punto particolare anche al Real Gioia che ha pure vinto in extremis, al Gioiosa, al CSPR. Lunedì mattina prendete la Gazzetta del Sud perché c'è il servizio un piccolo servizio sull'iniziativa con le foto della prima e della seconda.
Non ho nient'altro da dirvi, ringrazio il pubblico presente e con Sandro ci aggiorniamo all'anno prossimo, anche se ci vedremo spesso. Allora, procediamo con la premiazione della squadra prima classificata, il Real Gioia, degli amici Fratelli Ritrovato. Un attimo ragazzi, vi premia Ilario Schirripa, che è il figlio del compianto Andrea, che ripeto è sempre nei nostri cuori. Un attimo che c'è anche la targa. La targa e il gagliardetto. Già l'ha dato il gagliardetto. Ah, già fatto? A posto. Giulia, a posto, a posto. Va bene. Grande Simo! Complimenti ragazzi ancora. E allora chiudiamo con i doverosi ringraziamenti appunto all'amministrazione comunale, che ha dato il suo patrocinio a questa iniziativa per il quarto anno consecutivo, prossimo, sperando di offrire un torneo ancora più ricco e avvincente. Prima di chiudere vorrei salutare i miei colleghi, collaboratori, cominciare dalla nostra Francesca Coluccio, che è qui con me, istruttrice dei nostri primi calci e pulcini, presidente Pino Varagalli, fatti vedere Pino, e il mio carissimo collega, siamo arrivati a 150 partite ufficiali quest'anno, Ilario Capocasale. Un saluto e un abbraccio a tutti, arrivederci l'anno prossimo. Grazie.